edizione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifri. In base al DMC numero 145 del 203/2006 e alle delibere Agicom 26.08 CIR e 15.04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto per i numeri. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri, puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, Casalotto in TV. Yeah, yeah, yeah. Buongiorno Marco, partiamo con una nuova puntata e una nuova estrazione, quella del giovedì sera, quella di stasera delle 20, ma noi partiamo con la mini pillola del mattino e quindi si parte, una sola notizia riusciremo a darvi e poi Marco ti seguiamo. È stalkerizzante, ti seguiamo. Ah, quindi non dici niente? No, tanto ben ritrovata, un buon giovedì a te, un buon giovedì ovviamente a tutto il pubblico di Casalotto, ci siamo. Piena giornata estrazionale, questa sera vivremo la settima estrazione del mese di giugno, ottimo rapporto soprattutto sul mondo del gioco del 9 del 90, che aveva insomma tentennato nella scorsa settimana, ma che poi ha terminato con un venerdì e un sabato straordinario, ma anche martedì. Per cui andiamo dritti al punto, questa sera, ed è il primo indizio che andiamo a vedere, ed è un portale insomma a cui non riesco a rinunciare perché il suo contenuto è legato al 9 che vedremo in due ambi, il 90 interno ed eccolo lì, un grande ritorno legato all'abbinamento dell'ambo 990, ma lo rispiego tra poco, sentiamo qual è l'unico argomento e poi andiamo in redazione. Passione thriller, il genere che abbiamo scelto per voi questa mattina, è un film dell'87 ed è Attrazione fatale, regia di Adrian Lane. Qual è? Non so se è il tuo genere, vabbè, visto. Attrazione fatale. Sì, dai. Dimmi un attore, un'attrice. Michael Douglas. Ma dai, sì, appena vedi le immagini. Non so sai se sai che il cosa? Genere. Che nell'87 io sono grandino. Quindi non è che ero tanto. C'è un pezzo, un decennio che non me ne fregava niente della televisione, cioè no, dovevo. Vabbè, lui faceva l'avvocato. Vabbè, ma sicuramente. Sai che fu. Ah, sì, aspetta, lui è l'avvocato, lei è non mi ricordo chi. Che poi è anche colpevole, Glenn quella roba Close, lì. Lei. Sì, che si intrippa, vabbè, forse sì, ma l'avrò visto dopo, non in quell'epoca. Intanto andiamo dritti al punto, due ambi con 9, eterno con 90, abbinamento del 9,90, perché stasera c'è un'altra estrazione. Venite con me. Il tempo è davvero poco e allora sarò velocissimo. 895095 tasto 3. Mi raccomando perché è un'opportunità legata alla settima estrazione che vivremo tra poche ore, quindi in questa serata. Due ambi con 9, un terno col 90 e l'abbinamento all'ambo 990. Sparisco e vi aspetto con l'io al tasto 3. C'è nell'aria qualcosa, forse profumo di rosa, il volo di una mariposa, una presenza sinuosa. Aggiungi al 9 uno 0 e spaccherai il mondo intero e dentro al corpo e canta la gloria del 90.
entra nella nuova era. Aggiungi al 9 lo 0 e spaccherà il mondo intero, e dentro al coro poi canta la gloria del che ti senti dentro, cogli il tuo momento, impegnati a fare centro, e vai dove ti porta il Allora andiamo nel genere thriller Attrazione Fatale del 1987. Abbiamo lui, un giovane Michael Douglas che interpreta Dan Gallagher, che è questo avvocato di successo che ha un'avventura di un fine settimana con una donna in carriera, interpretato da Glenn Close. Per lui la storia è già finita, ma la donna non riesce a rassegnarsi, lo vorrebbe per sé. Prima Alex tenta il suicidio, poi inizia a perseguitarlo tentando addirittura di uccidere la moglie. Attrazione Fatale, diretto da Adrian Lane, ha riscosso un enorme successo di pubblico e di botteghino ed è tuttora considerato un cult tra i film di genere thriller. Me lo ricordo, no. L'ho sconfuso con un'altra storia legale dove c'è questo avvocato che si batte all'ennesima potenza, non ricordo il titolo, per una donna che credo sia accusata di aver ucciso il marito, ma che lui riesce a scagionare, ma che poi alla fine l'ha ucciso veramente. Ma certo. E lei ovviamente con il classico potere delle donne, perché la donna è in assoluto l'essere più potente che c'è al mondo. Sedotto? Ma ovvio. Voi avete questa meravigliosa capacità ed è una cosa che io invidio tantissimo. Perché da che mondo è mondo è la donna che ha il potere. Sì, certo. Perché mediamente il maschio alfa eterosessuale, grandi imprenditori, grandi geni, uomini d'affari, potenti, come cadono davanti a una donna, sono una roba imbarazzante. E io devo dire che godo anche quando si sentono persone che si lamentano dopo di avere dato milioni di euro a una più giovane di 50 anni e che poi l'ha lasciato. Vedi tu, quindi cosa li vuoi indietro? Non credo. Comunque, tornando al film, in questo caso è un po' il contrario, perché è lei che è ossessionata dall'avvocato, perché insomma ecco il ruolo che interpreta è insomma una donna un po' fuori di testa. Quindi no, ho scambiato il film, non mi ricordo qual è l'altro, però insomma poi credo che sia anche una trama più che utilizzata, quello del potere femminile, che ripeto è straordinario. Va, detto questo, 5 minuti, andiamo, anche perché oggi è una giornata molto particolare legata a Sant'Antonio, siamo al 13, per cui Lio ha preparato, legato al numero 13, il terno di Antonio, che è ovviamente legato alla giornata perché è un terno smorfiato. Parleremo anche dell'abbinamento all'88-89, sapete che in questi giorni stiamo un po' battendo il chiodo, e il terno di numeretti, un mini tutto in uno con 3 strade ben distinte tra loro. Ve le elenco in redazione e vi do l'opportunità di averli, andiamo. Ci siamo, 89, 22, 77, attenzione al contenuto perché è il 13, quindi ci siamo con questo numero importante legato al terno di Antonio, terno del giorno, va giocato stasera. L'abbinamento interno all'88-89, il terno di numeretti. È un 3 terni per te, in realtà molto diversi tra loro, perché le 3 strade che portano i 3 terni sono super complete. Sparisco e vi aspetto, come sempre con Lio, al tasto 3. Bundiada, 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 bundi. Bundiada, 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 bundiada
piace il mondo, mi piace come gira. Mi piace il vento, mi piace come tira. Mi piace il sole quando sale al mattino. Mi piace il mare, mi piace silenzioso. Mi piace il mare, mi piace rumoroso. Mi piace il sole quando si alza in cielo. Mi piace il fuoco, mi piace come splende. Mi piace il fiume, mi piace come scende. Mi piace il sole nel pieno del suo volo. Mi piace il melo, mi piace quando è in fiore. Mi piace il sale, mi piace il suo sapore. Mi piace il sole quando discende in cielo. Mi piace quando è in pace. Mi piace l'uomo, mi piace se è felice. Mi piace il sole quando tramonta in mare. La pillola del mattino vola, vola perché sono veramente 15 minuti. L'ora importante arriverà però alle 14. Oggi è la settimana lunga di Clara e quindi ci sarà lei a tenervi compagnia. In bocca al lupo per questa sera. Grazie, grazie Sheila, come sempre grazie a voi. Ci rivediamo tra un paio d'ore, quindi puntuali qui alle 14, dove andiamo a rivedere ovviamente i due contenuti ed eventuali aggiornamenti. A dopo. Ciao!